Sì, miei amici della montagna, beh, un saluto da Duccio. Oggi dove mi trovo? Ve lo faccio indovinare. Nella splendida, nello splendido Plan de Corones, lo vedete qui davanti a me, un cartello che non lascia spazio a commenti. Oggi si va per la numero 1, la pista Sylvester, un po' analogici col telefonino in mano a congelarsi la mano, ma è proprio questa anche la bellezza del rapporto con la natura. E allora, partenza! A poco meno di 2300 metri, arrivo poco al di sotto dei 1000, un dislivello di 1300 metri per una discesa tra le più belle, per me la più bella che abbia mai avuto l'onore e il piacere di sciare. Primo pezzo ghiacciatino in ombra, noi ci buttiamo per la variante che ormai ha qualche anno, splendida, con due denti fantastici, poco traffico. Bellissima, poi ci buttiamo per questo muro, incredibile! Se nel paradiso ci saranno le piste da sci, vogliono Sylvester! Poi qual è la bellezza di questa pista? Che alterna parti tecniche, parti pendenti, difficili, falciapiani come questa che aiutano davvero a contemplare la meraviglia di questa natura dolomitica. La mia mano è praticamente congelata, ma giustamente non ce ne frega nulla, arriveremo alla fine perché lo devo a tutti voi che siete seduti comodamente davanti alle vostre poltrone al calduccio di casa. Scopriamo insieme, inizierà questa splendida Sylvester a farsi sempre più audace, ma se volete ovviamente potete disegnare dei fantastici furgoni. Non ho l'ausilio dei bastoncini, quindi non me ne vogliate se faccio qualche curvetta di più, ma bisogna divertirsi sugli sci e non rischiare. A Valle Brunico, illuminata dal sole, un po' di traffico stamattina, ma sono le 11:30, quindi è anche normale. Questo è uno dei punti più belli quando non ci sono sciatori, perché si disegnano traiettorie impossibili. Ci sarà più cuore sulla sinistra, tanta gente oggi. E giù. Sotto i nostri sci, ancora qua l'ombra fa il suo dovere, si tiene di una bellezza. Adesso un bel murettino a tritagambe, ma io lo so di essere insieme a voi che mi state dando la carica, per cui non sento fatica. La mano destra è praticamente congelata.
la pista piano piano si riapre nuovamente anche alla luce del sole. Bellissimo questo pianetto. E poi uno schiuss finale degno delle migliori discese libere. Eccocelo. Cipa di larghi e via. Pronti per guadagnare velocità. Fanno sciare da soli. Eccoci ragazzi, 980 metri più o meno. Io sono esterrefatto dalla bellezza di questa pista. Se vi è piaciuta questa pista e volete commentare con una bella ferdacchiona, siete liberi di farlo. Se volete mettete un like, un non like, fate quello che vi pare. Soprattutto la donazione, ovviamente un'offerta libera, minimo 100 euro al sottoscritto. Ciao patatini, a presto!